Bene amici, e grazie alla clonazione sono a New York in questo momento, ma sono anche qua a fare l'unboxing di questo OnePlus 5T. E che bello è fare questa cosa, ovvero aprire per primi questa scatola. Vediamo cosa contiene. Eccolo qua, il telefono, uno dei più attesi. Questa è la confezione dedicata ai giornalisti. Sì, siamo fortunelli perché ci hanno mandato un sacco di cover. Tra l'altro bella quella rossa, bella quella in carbonio, brutta quella in legno. Me la ricordo anche per il 5, era veramente così così. E anche questa da dimenticare. Ma andiamo ad aprire questa scatola, che è la più importante. Il taglio delle plastichine con l'unghie è un classico, ed è anche un classico che non riesca al primo colpo. Ragazzi, gli incisivi mi danno sempre delle grandi, grandi soddisfazioni. Ed eccolo qua, abbiamo visto mille leak, avete appena visto la presentazione live sul blog, e ecco qua il nuovo smartphone di OnePlus. Via le plastiche dietro, via le plastiche davanti, accendiamolo. Ovviamente il display, come vedete, è allungato, 18 noni, l'hardware è lo stesso di OnePlus 5. E nella confezione troviamo solite cose: il caricabatterie super rapido Dash, il cavo ovviamente di tipo C. Ma ora, siccome a New York sto facendo un sacco di cose, ma anche qua ho un sacco di cose da fare, e una tra l'altro molto interessante, lo configuro, lo porto con me e vi do le specifiche e le primissime impressioni, perché non posso dirvi di più durante questo viaggio a Verona. A fare cosa? Beh, seguitemi. Ma siccome questo 5T io ce l'ho sotto embargo, nel senso che non posso farlo vedere a nessuno fino al 16, cioè fino a oggi, lì a New York, beh, gli ho messo la cover e devo dire che così, dai, è abbastanza anonimo, secondo me non lo sgama nessuno, speriamo. E la bicicletta l'ho scelta elettrica non a caso, ma stazione centrale dietro le mie spalle, ce l'ho fatta, sono anche quasi in anticipo. Fa sempre sorridere passare davanti a questa statua. Pubblicità occulta? Dai, andiamo a prendere un treno. Elettrico anche lui, e non sarà l'unica cosa elettrica che prenderò oggi. ETR 500, vado a Verona e qui vi ho dato un indizio. Però non mi posso lamentare perché online ho trovato un'offerta mega galattica per la classe super premium. Insomma, il biglietto normale costava 25 euro, 30 per la poltrona in pelle umana. Ovviamente ho voluto provare perché non ci ho mai viaggiato. Ma la prima cosa che mi fa girare le scatole è che la carrozza 1, dove sono io, d'altra parte, è quella assolutamente più in fondo di tutte. Cioè, la mia carrozza è addirittura fuori dalla stazione. Sì, ok, bello il viaggio, però parliamo di questo OnePlus 156 75 7,3 mm di spessore, 162 grammi, completamente in alluminio, ovviamente presente il pulsante sempre in ceramica per lo sblocco, sensore dietro, la doppia fotocamera 16 megapixel più la secondaria da 20 megapixel f1.7, entrambe le camere, puoi girare il video fino al 4K 30 frame per secondo, 1080 60 frame per secondo. Qua il pulsante accensione, qua lo slot per le due SIM, non c'è neanche quale espansione di memoria, l'hardware praticamente è lo stesso del 5. Rimane fortunatamente il pulsantino qua per metterlo in non disturbare e in silenzioso, e qua il pulsante per alzare e abbassare il volume. Sotto altoparlante qua c'è il cavo USB di tipo C e poi c'è anche il jack per le cuffie. Davanti c'è la camera, rimane il LED di notifica, camera che è a 16 megapixel, e come vedete il display 18 a 9 o 2 a 1 rimane con tecnologia Super AMOLED Full HD Plus, perché ovviamente rispetto al Full HD normale c'è una striscetta in più. Vi voglio far vedere un attimino le impostazioni perché cambia qualcosina. Andiamo qua nei tasti, si può andare a nascondere la barra di navigazione, vedete compare quel pulsantino lì, facendo così va via, e facendo uno swipe in alto, vedete, torna la barra là sotto. Io preferisco averla perché già qua sotto c'è poca cornice, se togliamo anche la barra è un pochino scomodo andare a utilizzare. E la cosa che mi è piaciuta è che sono state introdotte le gesture sull'impronta digitale. Come vedete possiamo far scorrere il dito così per aprire le notifiche, oppure tenere premuto per scattare una foto. Rimangono le gesture, doppio tocco per attivarlo e doppio tocco per disattivarlo, che può essere attivato su qualsiasi pulsante qua sotto. Ovviamente la memoria rimane da 6 o 8 GB in base alla versione 64 o 128 di memoria integrata. Se andiamo qua nel blocco schermo, vi faccio vedere come rimane anche qua il face unlock, ovvero la possibilità di sbloccare il telefono con il viso. Non è tridimensionale come il face ID di Apple, quindi un pochino meno sicuro,
ma molto utile, soprattutto qua che abbiamo il sensore di impronta dietro. Ed eccoci arrivati a Verona, direi 5 euro di upgrade, pesi benissimo. E qua piove. Arrivo a Verona, l'ho scritto sui social e mi sono venuti a prendere, che bello. Sì. Molto 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 volontario di portarmi in Volkswagen. Non ci credo. Sì, chi è che ce l'ha? Porca misera, mi tocca il taxi. Va bene. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Mio. Buona giornata. Ciao. Poi dal treno posti questa foto, leggi i commenti, qualcuno ti chiede di passare a prendere un caffè all'ospizio della stazione e... Sarà lui Ricky? Sei tu Ricky? Certamente. È lui! Buongiorno a tutti. E se non lo dice nessuno ti faccio vedere il OnePlus 3T. Anzi, il 5T, cosa dico? Il 3T ce l'ho in tasca. Il 3T, no! Hai un OnePlus in tasca. Ho un OnePlus in tasca. Giuro, non è colpa mia. No, io ho preso il 3T in versione Midnight Black. Quello spedito dall'America, quello con fatto insieme alla ditta di vestiti. Sì. Allora, io sono stato 4 volte tra Svezia e Norvegia, solo elettrico, e io sono innamorato dell'elettrico, soprattutto delle Tesla e delle Volkswagen Up. Mi sta dicendo questo perché gli ho appena confessato che sto andando in Volkswagen a ritirare una e-Golf elettrica per un progetto a lungo termine, 6 mesi, perché Volkswagen vuole farmi provare l'esperienza full electric, ma davvero, non i soliti 15 giorni di test che lasciano un po' il tempo che trovano. Molto curioso. Grazie. La pubblichi? Certo che la pubblico dopo quando potrò pubblicare grandissimo. Il tutto. Grazie, ciao. Grazie, ciao ciao. Che bello trovarvi in giro per l'Italia, veramente spettacolare. Ma adesso andiamo perché la Golf ci aspetta. E ragazzi, questa è la sede di Volkswagen Italia. Giornata perfetta per la consegna della macchina. Sarà sicuramente fortunatissima. C'è un corriere! Consegna espressa per me, eh? C'è dentro un e-Golf! Ti ho visto il tempo, l'unico purtroppo è che questo 5T non è ancora impermeabile. Vabbè. Ragazzi, stiamo facendo una cosa veramente che solo io potrei fare. Siete Volkswagen. Stiamo provando il OnePlus 5T. Fanno facce brutte qua dietro, non lo potevo dire, eh? Sennò oscuro tutto. Va bene, tutto offuscato e non sappiamo dove siamo. Siamo in un posto X. Ma vi faccio vedere una cosa. Posso chiedere l'assistenza? Allora, al riconoscimento facciale, faccio così, non si sblocca, faccio così, e ci ha sbloccato, incredibile. Ed eccoci, la vedete alle mie spalle, sì, la Golf elettrica, e sono con Andrea Alessi, direttore Volkswagen Italia, corretto? Esatto. Che mi sta per dare le chiavi, io sono emozionatissimo. Eccole qui allora. Grazie mille. Perché con Volkswagen abbiamo un progetto che è quello di provare questa macchina per 6 mesi, proprio con l'utilizzo quotidiano che io ne faccio, per capire com'è nella realtà utilizzare una macchina elettrica oggi con le infrastrutture che sono presenti in Italia e nella fattispecie a Milano. Però usandola come mia macchina personale ci farò anche qualche viaggetto. Andrea, però, visto che ho una grande opportunità di intervistarti, ti chiedo: stato dell'arte dell'elettrico in Italia? Beh, per il mercato italiano siamo veramente ancora agli albori. Le vetture disponibili a trazione interamente elettrica per la motorizzazione di massa sono già arrivate da circa 6-7 anni sul mercato in generale. In Italia però non possiamo fare a meno di notare che siamo veramente agli inizi, siamo ancora con una quota di mercato ancora veramente trascurabile, al di sotto dello 0,1%, e questo per via delle difficoltà indotte dall'assenza ancora di infrastrutture di ricariche e per una certa reticenza da parte del cliente italiano nell'acquisto di vetture che comunque ancora adesso hanno un prezzo più elevato rispetto alle corrispondenti vetture a trazione normale. Però voi fate un'interessante proposta con il valore Volkswagen. Sì, sì. Con... infatti le case, noi in particolare ci stiamo attrezzando per provare ad abbattere almeno uno di queste barriere verso l'espansione, la diffusione della trazione interamente elettrica. Noi per esempio in questo momento abbiamo un'offerta per cui le nostre due vetture a trazione interamente elettrica, cioè la Up e la Golf, sono disponibili con uno sconto che abbatte completamente l'IVA, quindi con uno sconto del 22%. Questo sul listino. C'è poi la possibilità, nel caso in cui diciamo il dubbio da parte del potenziale acquirente fosse dovuto al valore residuo
che dopo un certo periodo queste vetture magari possono trovarsi ad avere, abbiamo un sistema che è quello per cui fissiamo il valore garantito futuro dopo mediamente 3 anni dall'acquisto dell'auto, e le rate che si pagano sono quelle relative soltanto alla differenza tra il prezzo d'acquisto scontato del 22% e il valore residuo. Il valore residuo che la vettura ci impegniamo a pagare alla scadenza dei 3 anni. Che tra l'altro da utente, devo dire, ormai le vetture termiche bene o male sappiamo tra 3 anni quanto più o meno varranno. L'elettrico c'è una grande evoluzione, tra 3 anni ci saranno vetture che faranno il doppio dei chilometri, che guideranno da sole, è un punto di domanda, quindi anche il valore è un punto di domanda, quindi questa è una cosa secondo me interessante, intelligente. Ed è esattamente questo che noi, il timore che noi ci proponiamo di abbattere grazie a questa offerta. Quindi se fra 3 anni ci saranno delle vetture che avranno il doppio di autonomia, o ma ci saranno il doppio, abbiamo visto i saloni, no? Beh, ci sarà l'ID, no? Sì. Perché tra l'altro probabilmente questo pacchetto è anche un traghetto verso quell'ID, che adesso non perché sono qua a Verona da voi, ma devo dire che siete una delle case che sta accelerando molto rispetto agli annunci, rispetto al vostro, anche alla vostra storia, al vostro passato. ID 2020, dopo domani, per una casa automobilistica, e arriverà una macchina che ha 600 km di autonomia, che guida praticamente da sola, in guida semi-autonoma. Sì, in effetti la domanda è stata come è messa la mobilità elettrica oggi in Italia, e abbiamo detto siamo molto agli albori, però noi crediamo che molto velocemente il mercato italiano comincerà a reagire, ed è questo il motivo per cui Volkswagen sta investendo tanto sulla trazione interamente elettrica. Andrea, una domanda: ma quando consegni una vettura a un cliente, qual è la prima cosa che fa questo cliente? Beh, prende la chiave e mette in moto. Sai qual è la cosa che ho fatto io invece? Mi sono scaricato l'app per vedere se funzionava tutti i sistemi connessi. Sì, sono malato. Ma tu sei veramente molto più avanti, quindi. Grazie, ho il telefono in mano, non riesco a darti la mano, ma te la do così. E in bocca al lupo e buon test per i prossimi 6 mesi. Eccola qua l'applicazione appena scaricata, ma un'altra fortuna, quella di essere in vettura con Fabio Di Giuseppe, marketing manager di Volkswagen Italia. Ciao, buongiorno a tutti. Ti faccio una domanda che ho fatto anche Andrea: quando consegni la vettura a un cliente, qual è la prima cosa che fa? Su una di una e-golf? No, una macchina qualsiasi, una Volkswagen qualsiasi. La accende, sai cosa ho fatto io? No. Mi sono scaricato l'app e ho inserito i dati per essere connesso e accendere il riscaldamento da remoto. Vabbè, giusto, funzione molto utile da remoto. Esatto. Anche soprattutto in questo momento. Ultima domanda veloce: mi sembra che ultimamente Volkswagen si stia un po', passami il termine, svecchiando, tra virgolette, ID, vendite Amazon, non lo possiamo dire, qualcosa mi è arrivato all'orecchio, ma soprattutto vendite anche nei concessionari in maniera quasi, tra virgolette, virtuale, con la possibilità di fare giri nelle vetture. Insomma, vi state attrezzando e mi sembra, forse retaggio del passato, c'è stata un'accelerazione da questo punto di vista. È vero, non è vero? Allora, diciamo, è vero e non è vero, nel senso, non è vero perché da sempre, per esempio, prodotti come Polo sono stati fra i prodotti più apprezzati dai giovani, e da sempre, diciamo, mediamente una Polo su 4 è venduta sotto i 30 anni di età come utente che poi effettua l'immatricolazione, quindi diciamo in questo senso direi non è vero. Quello che è sicuramente vero è che il forte investimento tecnologico, sia in termini di hardware, fammi dire, automobile elettrica, che di software, quindi auto connessa e applicazioni che permettono di far tutto ciò, ha permesso, sì, come dici tu, un po' di svecchiare velocemente Volkswagen. E in questo senso, diciamo, ci sono dei casi abbastanza rilevanti. Il primo, sicuramente, sempre con Polo, Volkswagen Connect, quindi questo primo passo di un'automobile connessa sul tuo telefono è un po' tutto quello che ti serve: i tuoi tragitti, il monitoraggio del traffico, il tuo stile di guida, poi insomma di serie grazie al data plug che si mette nella presa OBD. Sì, per arrivare poi chiaramente a quello che sarà il futuro elettrico, Volkswagen ID, e fammi dire, passando per tutto quello che è il presente di attività che andremo a
che abbiamo in parte già esplorato con il T-Roc Limited 190. E ci eravamo dati 190 ore a disposizione per vendere queste vetture top di gamma, 190 cavalli benzina della nuova Volkswagen T-Roc, il crossover urbano compatto, e per fortuna nostra l'abbiamo esaurite in 100 ore e adesso stiamo lanciando, ne ha parlato Lapo la scorsa serata all'inaugurazione di Garage Custom Italia, stiamo per lanciare un'iniziativa insieme con i ragazzi di Garage Custom Italia per due serie speciali che andremo a vendere su Amazon, ma di questo insomma nei prossimi giorni avremo qualche informazione in più. E sai che forse in un pacco che aprirò, ma non lo so, chissà, vediamo, ma io so che tu sei anche un grande appassionato di tecnologia, sì. Allora vediamo se riconosci questo telefono e soprattutto se lui riconosce me, vediamo un po', così si è sbloccato? No, si è sbloccato. Che telefono è? Ci riconosce. Questo è un OnePlus, io sono stato uno dei primissimi clienti dal primo OnePlus. Hai comprato il One, tu sì, mi dicevi. Sì, ho comprato il One. Questo è il 5T, non potrei fartelo vedere, questa cosa fino al 16 non può essere messa in onda, carino, mi piace. Bene, la mia speranza è sempre quella di vendere questa vettura, la Golf elettrica, al direttore marketing OnePlus, speriamo che ci ascolti. Andrea! Magari ti fa un forte sconto. Ciao. Grazie. Ciao. Grazie Fabio. E comunque non lo dicevo per dire, ho veramente scaricato l'applicazione e già abbinata la macchina al mio account, posso vedere dove sono, posso accenderla, spegnerla, iniziare la ricarica, posso settare il climatizzatore, insomma un sacco di cose, ma poi queste le vedremo nel corso della prova. E OnePlus 5T che in mano ci sta abbastanza bene, diciamo come il 5 rimane un filo scivolosetto senza cover. E non vi ho parlato di batteria, ma quale batteria? Del OnePlus o della macchina? OnePlus 3300 mAh, sì ok, display è un pochino più grande, ma mi aspetto un'autonomia simile a quella del 5, ve lo dirò nella recensione completa. Autonomia invece della Golf, dichiarata 300 km, e ce l'ho fatta, sono arrivato a Milano senza rinunciare al riscaldamento, senza rinunciare alla velocità, perché ho fatto tutto a 130, ovvio, in autostrada un po' soffre, sono arrivato con 15 km di autonomia, ma ce l'ho fatta. È incredibile, qua è azzurro. Questo per chi dice che a Milano c'è sempre brutto tempo e c'è sempre la nebbia. È arrivato sotto lo studio, qualcosa mi dice che stasera c'è una partita con la Svezia, forse? Sì, forse è proprio con la Svezia. E mentre qua dietro la birra scorre a fiumi, io ho recuperato un altro po' di pacchi. Bene amici, ce l'ho fatta, tornare sano e salvo in studio, considerazioni e prime impressioni su questo 5T, un filo più scivoloso del fratello minore, banalmente perché c'è l'impronta dietro, quindi andarlo a prendere, sbloccare, insomma un po' meno usabile, un po' come tutti gli smartphone che hanno portato il sensore da davanti a dietro, è un po' un sacrificio al design perché è molto bello, davanti praticamente vedete tutto display. Un'ottima notizia per quanto riguarda il prezzo, magari si arrabbieranno tutti quegli acquirenti del 5, ma questo 5T avrà lo stesso identico prezzo, quindi si parte da 499 euro. Ma per quanto riguarda la batteria, come gira le foto, come scatta i video, no, al contrario, vabbè, ci siamo capiti, ho avuto una giornata veramente intensa, vi do appuntamento alla recensione completa che vedremo dovrebbe essere il 20 novembre alle 15, sì, un'ora e un orario esatto. Un saluto da New York, anzi no, sono in cantinetta, vabbè, diciamo che ormai sono un po' sfasato, mi sa che viaggio troppo.